Buongiorno, benvenuti e bentornati in questo nuovo vlog, vero Ami? In partenza per Busan, ma aspettate perché la parte bella arriva subito. Io, Alessia, yeah, combattici stamattina, noi andiamo con la metro, yeah! Abbiamo perso il treno. E sta squillando il cosino del caffè. Abbiamo perso il treno, ragazzi. Cioè, l'abbiamo perso davanti gli occhi. Per un minuto. Allora, quando vi dicono che le cose sono puntuali in Corea, lo sono veramente. In questo caso mi sarebbe stato utile se fosse stato un treno italiano, più che altro. E quindi ci siamo fatte fare il refund. Abbiamo preso dei biglietti nuovi, ovviamente pagando di più, c'è una penale. Quindi per dirvi, siate sempre puntuali. Non è funzionato essere puntuali, purtroppo. Ragazzi, io non so quale sia stato il problema, taxi. Perché eravamo puntuali. Vabbè, fatto sta, comunque, disavventura iniziale a parte. Noi ci siamo, saremo il check-in a casa, era comunque alle 3, noi arriviamo alle 3, quindi direi che comunque combattici. Troviamo il lato positivo, se il cane magari sta anche fermo, perché cioè guardate come continua a spingerlo all'interno. Bellissima esperienza, iniziamo a Busan. Peripezie. Amore, sei stato bravissimo tu, eh? Ce l'abbiamo fatta, Busan Station, ora arriviamo a casa. Con i cagnolini sulla spiaggina. Guardate Gucci qua. Oh no! Cammina da. Per Gucci è strano. Oh no! Padada! Padada! Devi fare lo splash sulla roccia. Wish I could be you to finish of the world. Buongiorno, oggi è nuvoloso ancora. Sto montando le cose al PC, quindi mi sono portato tutto il lavoro qui. Infatti, con tutto il bene, ma non credo uscirò questa mattina. Purtroppo non sono riuscita a portarmi avanti prima di venire qua. Ami è qui sotto. Quindi ora finisco qua, che dopo andiamo a fare una cosa fighissima. Finalmente siamo riusciti a farla. E dall'altra volta che me l'è rimasta proprio incastrata. E vi faccio vedere che bello. Finendo di lavorare, siamo un attimo scese con i cagnolini. Oggi sembrerebbe un po'. Un po' meglio il tempo, vediamo. E guardate cosa ho trovato. Ma vi pareva che la vostra amica non andava a prendersela. E quindi eccoci qua. Il nostro bellissimo pranzo di oggi. Questo è il primo del BTS. Io dai, pensavo ci fosse qualcosa. Ci potevano stampare, che ne so, dico tanto, qualcosa sul banner. Dai, però sapete, questi non sembrano mai malino. Cosa ho preso l'amica qua? Ecco proprio la macità. Eccola qua. Red sandwich. Quanti uova hai mangiato nell'ultima settimana? Ah, sono pretzel. E ami cosa vuoi? Non puoi mangiare queste cose. Uno signore, due signore che non ha fatto la cacchina. Stiamo preparando, così poi usciamo, insomma, cominciamo a fare tutti i vari nostri giri. Video caricato, ci ho messo letteralmente 28 minuti. Ecco perché devo comprare il wifi. Comunque, questo era un magnifico settaggio. Come ho incastrato lo specchietto sulla bottiglietta dell'acqua, però almeno si vede tutto bene. Quindi sistemo un attimino, aspetto che Rossa si prepara e andiamo. Tra l'altro, guardate i cagnolini come stanno messi, amori. Allora, purtroppo è successo di nuovo. Siamo di nuovo qua. Già, entriamo da questa porta. Le nostre amiche sono dentro, ma da già loro che sono venute qui. Non erano i programmi oggi, ma questo è successo. Quindi ok. Madonna mia, è piano oggi qua. Ma che carino, Gina. Oh, io mi sogno questo almond cream latte da quando sono venuta l'altra volta, ve lo dico. Il buon signore qua ci ha lasciato anche degli autografi, giustamente, se no io lascio al padre a chi. Come sempre non rimane niente. Carrot cake, ti ricordi? Buona. Ragazzi, se non hanno la carrot cake, purtroppo diventerò pazza e poi tornerò ancora più pazza. Almond cream latte.
ricordiamoci. Guardate che carino. Questo, questo. Questo. Madonna, da quanto lo sogno. La mia tortina. Ci hanno anche dato delle penne, delle bora penne personalmente. Con, oh, ma questa è la scrittura di Jimin. Eccolo. I hope you're a precious person. Siamo arrivati qua, ora dovremmo prendere queste. Che carine! Mi giuro, non vedo l'ora. Wow. Where the people are? Quando è così che parte purtroppo non si può fermare. Ecco, guardate lo sguardo di una ragazza che ha dei problemi col gioco. Buongiorno, nuovo giorno, say hi. Oggi siamo solo noi tre. Rossa è rimasta a dormire perché andava a dormire alle 6 di mattina con l'altra. Comunque stiamo andando alle cable car, che sarebbero quelle sopra l'acqua. Quindi vi faccio vedere anche questa cosa che l'altra volta a Busan non vi avevo fatto vedere. Quindi oggi, cioè, proprio vi sto impegnando per fare cose diverse. Anche perché a Busan più o meno è molto chill, quindi questo possiamo fare. Sono appena salite, guardate che belli, wow, baby shark, tutto. C'è anche la donna tua, così. Ok, dopo essere state sul ponte ci siamo fermate adesso a mangiare qualcosa. Io ho preso questa, vediamo com'è, perché qua a Busan ovviamente è pieno di fish cake. Quindi proviamo questa e abbiamo anche il succo per le nostre amiche. So good! Proviamo questa. What is that? Fish cake and what's inside? A rice cake. Ah. Mmm. Cinque mosse sono. Sinceramente mi sono rifiutata di stare sotto al sole e fare la fila per il piccolo principe, io la lascio a loro. Però è bellissimo qua, veramente, veramente carino. Dopo, appena arriva Rossa, andiamo anche al caffè. Dillo. Tutto bene, niente. Is it or no? Buongiorno ragazzi, oggi siamo venute qui a On The Beach per andare qui sopra. Eccolo qua, quindi adesso entriamo e vediamo un attimo. Lo sapete, baby shark coreano, comunque, per ridere, vi giuro. Qua sono tutte le cosine. Ora abbiamo fatto il biglietto 27.000 won per andare su. Ci dovrebbe essere anche Starbucks fighissimo, quindi ci metteremo qui. Cioè, posso dire che siamo delle turiste modello? Abbiamo fatto quasi tutto, ci è mancato il tempio, però... bello, bellissimo, adoro Busan. Come ti sembra? Calda, soprattutto, onestamente. Più calda. Senti, a ottobre era un po' meglio, posso dire. Calda di bulle. Che stai dicendo? Sai la mattina quando mi metto in balcone? Che sono sempre ovviamente la prima che si sveglia, perché quando mai posso dormire nella mia vita? Impazzirò prima o poi. Non avevo capito che fossero così tanti piani, cioè sono 100 piani siamo saliti. Lì c'è la nostra spiaggia con il nostro ponte, adesso lo faccio vedere. Quello è il ponte, davanti c'è la nostra spiaggetta.
fidando. Sì, il signore sta ancora tentando. Vi giuro, ma che figata! Il robottino! Allora, questo è il last floor. Guardate, voi non potete immaginare le persone sotto come sono piccole. Adesso c'è il riflesso del sole, non si vede bene. Però fa effetto! Posso dirvi? Fa effetto. Prego, aiuto. Vediamo se stavolta riusciamo a prendere questo benedetto treno. Per favore. Un'ora e mezza prima. Cioè, un'ora e venti. Un'ora e venti prima. Troviamo il signor Amaruf. Sì, abbiamo un po'. Ormai trauma. Cioè, per quanto mi riguarda, io partirò per sempre, tipo, tre ore prima posso stare lì a o. Non mi interessa. Non mi interessa, no. Il signore ci sta gentilmente. Proprio il signore. Il signore ci sta accompagnando in stazione. Vediamo. Allora ragazzi, siamo tornati a casa. Mancava la fine di questo video, quindi ne approfitto e ci facciamo un momento chiacchiere. Anche perché questi giorni, con il fatto che uno, c'è Alessia, due, siamo sempre in giro, tre, sto organizzando un sacco di altri progetti, riesco effettivamente a parlare poco. In più sono successe una serie di cose che mi hanno un po' scombussolata. In più adesso sono anche tutta raffreddata. Cioè io parlo, ma cioè le mie orecchie sono attappate. Non fate caso neanche alla mia faccia, cioè delle condizioni veramente pessime. Comunque, come avete visto appunto, questi sono stati i nostri giorni a Busan. Ripeto, per Alessia era la prima volta, quindi io sto cercando di farle vedere più cose possibile, come state poi anche vedendo. Se mi seguite su Instagram ovviamente ci seguite in maniera un pochino più aggiornata, ecco. I video sono ancora leggermente un pochino in ritardo, quindi piano piano insomma vedrete tutto. Però far vedere questa città a una persona che non c'è mai stata e avere tra virgolette poco tempo, perché lei sta un mese ma è poco tempo, è molto complicato. In più appunto abbiamo avuto delle cose lavorative da sistemare. Diciamo che, lo sapete, io sono sempre stata una persona molto indipendente, non ho mai avuto la necessità di avere qualcuno che mi supportasse. Questi giorni invece sono stati un po' pesanti. Questa cosa a Busan mi serviva, però una volta appunto che siamo tornate ci sono stati altri problemi, quindi non è facile. E niente, ogni volta mi viene a piangere, non ce la faccio. Cioè ormai, ragazzi, io sono ad un punto di rottura, però un punto di rottura positivo, perché ogni volta poi mi fa riflettere ed andare avanti in maniera migliore. Quindi se voi mi vedete così è perché sono tante situazioni che sommate insieme non sono piacevoli, e veramente a volte vorrei potervi dire tutto, però non posso. Però vi posso dire che mai come in questi giorni io mi sono sentita fiera di me stessa, anche solo per essere uscita dalla mia comfort zone in alcune situazioni. Per me è un grande traguardo, se la vedo da questo punto di vista, che magari molte cose non siano andate come speravo, quello è un altro conto. Però se già riuscite a fare qualcosa che non avete mai fatto, prendetela proprio come crescita personale. Magari, non lo so, vivetemela male in quel momento, sfogatevi e poi andate avanti. Ripeto, ve l'ho già detto, sento di essere cresciuta tantissimo, tantissimo, tantissimo in questi mesi. Appena poi Alessia andrà via, riprenderò un attimo la mia routine un po' più normale. Oltre alla mia mente, anche il mio corpo ha bisogno di un attimo di pausa. La notte non riesco a dormire bene perché ho tanti pensieri. Quindi sì, per quello vi dico, sono un po' di cose che accumulate, sono un po' particolari. Vedete, anche in questo video di Busan ho le mie amiche, ci svaghiamo. Penso, non lo so, avrò sentito la canzone della Sirenetta in questo video tipo 6 volte. Ogni tanto ci fissiamo con qualcosa, giustamente. Quindi perdonatemi se questa volta il video sicuramente sarà più breve, cercherò di caricarne più spesso. Questi giorni appunto anche con Ale mi sto facendo aiutare per girare delle cosine un po' diciamo interessanti, molto divertenti, sempre molto divertenti, come dico anche a loro, alle mie amiche, non so per chi, perché per me mai. Quindi detto ciò, io vi mando un bacio grande, noi ci vediamo presto con un nuovo video e come sempre vi aspetto, ciao.